Cioè, adesso non lo so, non sono abbastanza esperto del match. Guarda, secondo me dipende da come decidi di giocare fame, perché Wolf è un PG molto versatile con tanti playstyle tutti ugualmente efficaci. Vediamo quindi. Vediamo, cominciamo subito. Inizia molto lento come me l'aspettavo, perché comunque due PG che nessuno di due è particolarmente veloce, entrambi con buoni proiettili, all'inizio vuoi comunque un po' studiare, no? Assolutamente. Studiare il modo per entrare principalmente in questi casi. E Eccolo infatti qua. questo non era giusto perché la Bissot of Shield di Samus è una delle migliori della sua categoria. Sicuramente non la migliore perché Game & Watch esiste, ma ecco, insomma, siamo là. Game Watch. Non si parla di Game Watch. Non ci piace parlare di lui. Match che però, nella sua lentezza, secondo me sarà molto interessante per capire come i due si adatteranno in neutral. Perché è giocato comunque sempre a una certa distanza, e quando invece ci si avvicina, le punish possono essere molto forti, come stiamo già vedendo adesso che Fame sta un po' faticando qua a ritornare a centro stage. Bella up Bello, smash. bella up smash lì. Non so quella B, non so cosa stava cercando lì per lì. Però ho whiffato completamente in questo caso. Altra Bisu che comunque, ecco, la Bisu magari di Samus è buona per levarti dalle scatole dell'avversario, ma non altrettanto a uccidere, a meno che non sei tipo su una piattaforma, c'hai una caterva di rage bellissima Nair qua. Nair che uccide tantissimo, tra l'altro, perché è un Sì. Nair, madonna. Sì, no, veramente assurda. Quella Nair, attenzione, guardate comunque come si muove bene da tutte le parti il nostro Italo Sbebo, che però adesso si becca un parry into F-Tilt. Peccato. Lì poteva esserci la stock se faceva la Sì, il leggerolina. calcio di rigore di Wolf, ottima kill move per essere un dash attack bellissimo da parte di Fame qua. Non più che dicevamo poco fa che potevano. È difficile uccidersi a momenti uccidere, però fa Però 150 dopo con la tutto. DI buona in realtà, cioè 150 per Wolf, che non è proprio il PG più pesante del gioco, ecco. Ok, vediamo. Bello Bella, lì. bel doppio salto su quella Fair per renderla safe. Mia, lì. La Molto pazienza! bella questa read sul Mamma mia! salto, molto, mi è piaciuta veramente tanto. Fa pieno uso della rage. Una stocchi vantaggio, ma 155 veramente. Questi AP li fa preventivi, li fa. Perché penso che a questo punto. Ecco, esatto. E Ancora ancora, no? vedi che Ok, ti sì, hai ragione, dico? hai Non perfettamente è proprio ragione. la kill option più reliable di tutto il gioco, ecco, questo dico. E soprattutto Fame non gliela sta punendo quanto potrebbe. Sto cercando. Sì, Ecco, adesso è morto. Sto si è già cercando morta. molto le combo di Falling Up Air su quella Bisou whiffata. Però ecco, deve. Esagera, deve fare qualcosa di più semplice a questo punto. Sì, secondo me sì, perché a volte la roba semplice funziona, specie Wolf che comunque è un PG molto solido, Sì. qualsiasi cosa faccia. Ma poi è difficile in realtà. Sembra strano, però punire la B di Samus è più difficile di quanto Ma sembra. Madonna, diventa microscopica, Diventa diventa una microscopica. pallina e può driftare un casino. Esatto. Sì, Drift sì. infinito. Quindi è meglio che lo prendi lì a mezz'aria e poi ti incroci e te ne fermi lì. Vediamo. Jab Attenzione, pure. connette il secondo jab di Samus, incredibile. Pensavo di essere l'unico stupito qui. No, no, ecco, infatti visto l'interazione dei due proiettili che si passano attraverso ignorando, si salutano tipo i ferrovieri. Batti 5, ciao. Però ecco, del resto Italo Sbebo per un motivo. Comunque, a parte questo, guarda quanto gioca bene Sbeb sempre intorno alla zona delle piattaforme, perché o posa le bombine per poi caricare il charge shot, oppure fa semplicemente esatto questo Ecco. movimento qui del B-reverse per passare sotto e proteggersi da magari un eventuale aerial. Sì, e poi ho visto anche che spesso spara giustamente da quella posizione, quindi non è che puoi dire punisco dove andrà a finire. Secondo me Assolutamente. Sbeb in questo momento si sta gestendo molto bene lo stage control, mentre invece Fame è lì molto Eccolo. predatorio che cerca appunto l'occasione per entrare. E adesso l'ha trovata in pieno con questo calcio di punizione che va Con in quel bait rete. sulla Oh, retta. attenzione, 33%! Miseria. Eh sì, questo è il problema di giocare contro Wolf. Se sei predictabile, Wolf ti fa le peggio punish e ti scassa Eccolo. la faccia. Questo Questa potrebbe essere la potrebbe stock. essere un game abbastanza Ok. convincente per Fame, Ok, lì pensavo che quella ledge trap cominciava a far paura, sinceramente. Se per il 50% di ledge trap, assurdo. eh? Oh! Molto consistente. Scusa, forward smash cattivissimo. E No. Sbeb credo che non avesse qualche risorsa che pensava di avere, perché mi è sembrato. Sì. Sì. Allora Fame ci guarda e ci chiede appunto quanti game deve ancora giocare contro Perfetto, questa Samus, ho messo il perché. punto a Sbebo invece di Fame Mamma d'oro. mia, però cioè, potevi dire che eri di parte, eh. Ragazzi, io mi chiedo tutti i tornei che ho fatto all'inizio quando ho cominciato a giocare.
perdevo sempre contro Sveb. Preciso. Vabbè. Tutti i tornei che ho fatto c'era Sveb, mi portavo in bracket e perdevo. Non è che che te lo beccavo in bracket mi dispiace, però che ci perdevi. Ci perdevo è normale, okay, non è che è l'ultimo scemo. Però capisci che sempre io me lo beccavo, sempre, ogni bracket. Cioè, ci posso capire il tizio che ti becchi sempre. Sono nella stessa pool. Quindi se lui adesso perde, sai cosa succede? Davvero? Sì. Non ci credo. Come sempre. Minca. La storia si perfetta. Attenzione, Dudakan. Ah, no, ok. No, scusate, ci avevo sperato un attimo. L'emozione. Per me, Dudakan on stream per me è sempre la cosa più bella che esista. Mi piace troppo quel PG, non so perché. Pure a me. Cioè, immagina tu che tra tutti i PG che vedi, vedi un cane e dici, ma è lui che gioco. È ma bellissimo. Sai che ci ho fatto io? E ti alleni. Stavo per giocare da canti. Ti voglio bene. Allora, stage preso da Sveb, Town and City, ci può stare considerando... Considerando che Samus è molto forte su questo stage. Beh, tutto lo spazio disponibile per fare tutti i suoi magheggi, lo movement che sì, dicevamo prima. Tra l'altro poi i ledge orizzontali, cioè quelli insomma laterali, sono estremamente vicini e queste piattaforme molto differenti danno sempre una certa, diciamo, variazione al game plan di Sveb, che abbiamo visto che appunto si affida molto sulle piatte, no? Sì, assolutamente. Quindi penso che sia più che azzeccata come scelta, una bella comfort pick per lui, che però comunque inizia comunque con uno svantaggio, perché guarda Fame qua che gioca molto lento Fame, secondo me, che questa è una cosa che si porta dietro da Dedede. È tipo molto paziente su come gioca, non commetta mai con quella roba assurda che dici sì, adesso gli faccio 6 read di fila e poi lo uccido. Un giocatore solido, quindi. Sì, siamo molto pazienti, non ha fretta. Per questo, per giocare solido. Sì, sono d'accordo. Infatti mi piace molto come matrimonio tra giocatore e personaggio, esatto. Mamma mia, 135%, qui ha bisogno di qualcosa di grosso. Mamma mia, Fame, ragazzi, sta perreando tutto, è proprio in pieno controllo e quella bear per un pixel che non connette. Mamma mia, Nair, però non uccide, è strano. Fame comunque sta outplayando di brutto in neutral Sveb, secondo me è questo che, ecco, questa... Cos'era? No, non lo uscivo. Da calcio di punizione che non basta. Era il solo spot quello, ma dai. Ma il solo spot è strano, cioè... Ok. Eppure il taunt, ragazzi. Hanno sentito tutti quell'ululato da Roma, giustamente, ragazzi. Cioè, se non è uno da Roma che gioca Wolf con la lupa e se lo becca. Cosa è successo? Tutta la lead, tutto il taunt, tutto il momentum svaniti con Perry F Smash. Finita lì. E siamo di nuovo in pareggio. Sì, non c'è più quella sensazione nell'aria, capito? Del sì. Beh, vedi, ecco, bellissima read però. Bella questa, sì. Infatti stavo proprio dicendo che a Fame adesso gli serve di ritrovare qualcosa che gli dia momentum e gli dia sicurezza di dire ok, so comunque io che gli stavo spaccando la testa fino a 3 secondi fa, non mi devo mettere i piedi in testa. D'altra parte Sveb deve prendere questo cambio completo di momentum e portarlo al suo mulino. Assolutamente. È difficile con Samus perché comunque è un PG relativamente lento, però Samus sì. C'ha dei setup, delle robe allucinanti. Infatti però non hanno visto grandi setup con una bomba, non so, tipo sul board, no? Sul deck. Penso sia un po' difficile farli su Wolf perché è velocissimo sulla side B. No, a volte magari non c'è proprio tempo, però non so, magari è proprio Sveb che non è capace, oppure ha visto la bomba e ha detto ma che mossa di merda, non che la schifo, userà mai. Che zombie, ma no, che schifo, ragazzi. Tra l'altro non so se lo vedi, ma fa sempre il fake charge shot, che è quello che praticamente PG, esatto, vedi? E poi PG subito scudo e praticamente è un'opzione per tenere l'avversario un po' sul chi vive, ma senza davvero committare. Hai visto quanto ha spaziato bene stavolta? Ok, vediamo, down throw, adesso... Quei danni siamo precisi, quel blaster off stage lo odio, quando gioco contro Wolf. Sì, il blaster di Wolf è straforte, fortuna che l'hanno nerfato e è comunque straforte. Sì. Attenzione, l'ha seguito qua Sveb, ha fatto bene però, perché Fame finora è sempre rimasto on stage. Ce l'ha, doppio salto ce l'ha. Però ha perso tutto lo stage control adesso? Sì. Che abbiamo già visto spaventoso da parte di Comidoro. No, Fame... Bravissimo! Eccolo. Aspetta perché prima o poi effettivamente... Lì da quella situazione Sveb doveva tornare da on stage e Fame l'ha aspettato alla perfezione. Bellissimo read! Con l'out sul salto. Pressione assurda, ragazzi. Non si lasciano fuggire dal bordo. E qui siamo di nuovo in pareggio. Mamma mia, comunque hai visto che movimenti per trovare l'apertura. E adesso il frame trap con la grab into bear. 46%, ragazzi. Si è portato in vantaggio per la prima volta Sveb in questa partita, tra l'altro. Sì. Up smash. Ecco, si perde magari un po', secondo me, sai in che situazione Sveb?
quando, esatto, quando deve impedire a Wolf di atterrare. Vedo che sta faticando un po', probabilmente perché so tu il migliore per coprire atterraggio è Charlie Shot, ma sì, se Wolf se l'aspetta, ecco, non è proprio la best cosa. Infatti è già successo due volte, forse ha paura, diciamo. Quella è una vittoria mentale, davvero. Però è importante perché comunque sapersi gestire il disadvantage come sta facendo Famedoro in questo momento è molto importante, specie contro Samus, che sa essere oppressiva. Così. Bello. Vediamo adesso. Bello Storm! Uno a uno. Vedi che il punto prima gli avevo dato per sbaglio. Non arrivava. Devo dire che l'opzione scelta da Fame ci stava, ma secondo me sai là che cosa voleva fare Fame di preciso. Voleva fare la bisù senza snappare, continuando a salire e colpirlo. Perché lì sono sicuro che avrebbe anche ucciso in realtà, dipende da come si era girato. Sì, è molto forte quella bisù, ma è difficile perché se inputi bisù e poi devi tenere pigiato giù, rischi che sbagli. Quindi è un pochettino stretta a livello di input. Infatti a lui è successo che si è staccato subito dopo. Sì. E invece la tilt di Samus bestiale per coprire quel tipo di errore, cioè appunto il regrab all'edge, perché prende i due frame e è di una violenza inaudita. Immagina un'armatura di non so quanti quintali che ti si sbatte sulla mano e penso che muori proprio anche Earl. E l'armatura pesa più di Ridley, quindi ecco, no, quanto Ridley. Quanto Ridley, ok, che è un drago gigante grosso, non cioè, so quanto, ecco, un palazzo. Quindi tanto per farsi un'idea della roba che si è beccato Wolf sul piede, sulla mano. Vediamo. Credo che cerca di mantenersi carico. Ok, stage molto largo qua scelto da Fame d'Oro. Interessante, vediamo perché, cerchiamo di capire. Sicuramente vuole lo spazio per fare quello che ha fatto finora, ossia giocarsela iper safe. C'era. Beh, non proprio iper safe questa. No, devo dire di no. Oddio, quanti ragni, oddio! Brutta questa. Allora, secondo me Fame qua deve stare attento a mantenere, cioè, il sangue freddo, ecco. È questa la cosa importante. Sì, perché avevamo tutto il momentum, tra l'altro, la partita di prima. Perché poi quando sei l'underdog, vinci game 1, bene. Game 2 arriva super close che lo stavi vincendo, arrivi in game 3 che la vuoi chiudere là, perché inizi a avere paura del tizio forte che magari dici non è che adesso questo si è svegliato o cose del genere, e c'hai fretta. Se quindi, conosco la sensazione, tra l'altro, è capito? Tante volte. Sì, anche sì, a me, ne parlo perché la conosco benissimo. quindi ecco, in questa situazione Fame, che adesso sta saltando molto dal ledge, stare attenti perché se qua sbeb la ledge è un problema. Ok. Bellissima. Che vantaggio. Cambio completamente di momentum da quel momento. Sì. No, ma ci sono dei momenti, secondo me, durante i set che proprio puoi vedere proprio a occhio nudo. Guarda, puoi vedere che il suo cosa cuore pensa, che si rompe. Esatto. Questo è il frame in cui il cuore si è rotto. Vediamo questo ledge trap sempre. Bello, la down throw adesso, sì. Lì si fa down throw, per esempio, perché c'ha più knockback growth e manda più off stage. Ma soprattutto la presa lì mi è piaciuta perché poteva fare up smash e prendere la stock. Il tempo era lo stesso. Guarda, non ho visto bene l'interazione lì. Vedi, ti ha fatto però il ci credo. Oh, bellissimo! Oh, bella, mi è piaciuta questa. Anche qua, regrab, poi contro Wolf che c'ha quella down smash on steroids. Nerfato anche lui, però. Nerfata due volte questa, tra l'altro. Ancora ammazza 100 di... Proprio assurdo. Vabbè, bello, però stavolta Sbeb è pronto perché riconosce che il range era pericoloso per lui. Sì, da quella distanza puoi più bene reagire. Bravo, adesso Sbeb ha cambiato playstyle, non sta più giocando sulle piattaforme e gioca più per tenere centro stage, secondo me, adesso. A parte adesso che, insomma, si è un po' cornerato. Zair pure l'ho visto usato poco. Spesso vedo le Samus che fanno Zair, poi ci sta effettivamente questa opzione. Forse contro Wolf. Beh, batterebbe l'idea del reflect. Ok, mamma mia, bel rientro aggressivo da parte di Fame, che adesso con questi 70% e tutta questa rage può combinare qualcosa. E come, non si vuole stelare la backthrow ancora, giustamente. Peccato, la Bair riesce a battere la prima hit dell'up smash. No, ma assurdo, proprio questa, stranissimo davvero. Sono convinto che avrebbe ucciso con tutta quella rage. Non è la mossa più forte del gioco l'up smash di Wolf, ma quando c'è la rage scala parecchio. Forse ce l'avrebbe fatta, peccato. Qua Fame adesso quindi è in una situazione che, secondo me, ecco, questa è la peggiore potenzialmente per lui a livello di mindset. Perché dici, l'ultimo cavolo, stop del set. Capito? Il nemico sta a 120 e non è ammazzato. Stavo per vincendo 5 secondi fa, adesso sono in svantaggio contro sta Samus che non vuole scattare. Bella, mamma bellissima, mia ragazzi. 34% Wolf li fa a colazione, se trova l'apertura. Però deve stare attenta a non aver fretta.
Questa è brutta, sarà estensione, vediamo se riesce a rientrare. Sbeb qua sta facendo vedere che la pazienza di un Samus main comunque è sempre maggiore di quella di un qualsiasi altro PG, perché comunque Samus è un personaggio molto stoico. Samus ci vuole pazienza, sinceramente. Ok, bella up tilt anti-air, veramente poco usata come mossa, ma secondo me è forte, perché comunque sta attiva un bel po'. Guarda Fame, quanto è paziente! Non vuole committare proprio. Okay. E infatti viene premiato. Bravo qua, che esce dal range della grab. Tiene centro stage, però... Ok, vantaggio ce l'ha Fame al momento. No, ok, niente. Ok, tesissima qua. Nessuno dei due ha tanto momentum... Nessuno dei due mi sembra che stia avendo grosse read sull'avversario. Questa potrebbe essere decisa. Ecco, esatto, da una roba del genere. Fame, adesso a ledge. La backthrow però. Situazione bruttissima contro Samus. Mamma mia. Cerca i due frame, ma non li trova. Rientrato sullo stage, tutto. Ormai tutto è parità. Dash attack, però molto unsafe. La backthrow ancora non abbastanza. Questo stage è molto largo. Però qui il ledge di Fame d'oro. Mamma mia. Fame lì se l'era giocata benissimo. Porca miseria. Porca miseria! Mamma mia, ragazzi, Fame d'oro che quasi se la porta a casa, ma... Pop off, ragazzi, Sbeb. Più che meritato per Sbeb, ma ragazzi, Fame d'oro, che set che c'ha...